stasera presentiamo, lo sapete tutti, i libri, due libri sui gambi, il libro di Santo Pedro, Storia dei Gambi, il libro di Luigi Borgomanelli, che è in sala, molti amici che sono venuti a sentirlo, a risentirlo per la presentazione, la Storia dei Gambi di Milano, un libro che è stato fatto in gran parte negli anni, studiando e lavorando, così mi raccontano, perché io non c'ero, sui fondi che conserviamo qui in fondazione. A discutere, a presentare i libri e a parlare con i rispettivi autori sono Giovanni Scirocco, che ormai diciamo è un nostro amico, uno che ci dà una mano in queste attività, insegna all'Università di Bergamo. Non ha bisogno di altre presentazioni, basta il nome. Lo stesso Alberto De Bernardi, che era molto tempo che non veniva a trovarci, ma che, come diversi di voi sanno, è stato direttore del, di quello che forse non era ancora fondazione, ma si chiamava Insbro, negli anni passati, insegna all'Università di Bologna e è vicepresidente dell'Insbli, che mi piace, ma è sempre un po' contorto. Lascio la parola a Giovanni Scirocco, sperando che il microfono funzioni. Grazie per l'invito, non è la prima volta che parlo di questi due bei libri, gli autori risentiranno molte delle cose che forse, spero, aver dimenticato, detto nelle circostanze precedenti, ma in realtà è con molto piacere che parlo anche stasera, perché gli autori sono due amici e perché poi sono due libri belli, importanti, e che nonostante la materia sono molto piacevoli da leggere, nonostante la materia, perché sono storie personali, di vita vissuta, di guerra, di morte. Santo avrebbe voluto aggiungere anche un capitolo, ci disse l'altra volta, anche di amore, che non c'è, nel libro di Gigi ci sono le stesse componenti, non casualmente, perché i due libri, pur essendo nati in tempi differenti, sono usciti a poche distanze, sono cresciuti insieme, diciamo, con fasi di crescita differenti, perché i due autori giustamente si stimano, si conoscono e si rinviano all'interno appunto del libro, e in effetti, leggendoli poi insieme, uno è di fatto la cornice nel quale si inserisce anche l'altro, insomma. È tant'è vero che, come dirò, molte delle tematiche affrontate sono presenti in tutti i due libri. Libri che si inseriscono in questa fortunata e nuova stagione di studi sulla resistenza, in senso lato che possiamo datare dall'inizio degli anni 90, dall'Opus Magnum di Claudio Pavone, poi via, rifacendosi anche via una serie di tematiche, come per esempio quella della scelta, che è una tematica centrale nel libro di Pavone, ed è una tematica centrale in entrambi i libri di Santo e di Gigi Borgomanelli, e poi tutta una serie di autori importanti appunto sulla resistenza, si è occupato anche sull'antifascismo, anche Alberto Bernardo con i suoi allievi, con Andrea Latini, che avete fatto, e poi altri autori, cito i primi, insomma, mi vengono in mente, ormai è una letteratura consistente, i cui nomi, appunto, le cui opere messe in fila basterebbero a smentire tutte, siamo registrati, sì, tutte le fregnacce che dice il signor Panza nei suoi libri, ma insomma i vari Baldissarra, De Luna, Franzinelli, Garapini, Zaffi, Zino, li potremmo aggiungere molti altri studiosi a livello locale, e non ultimo, non un libro, ma l'Atlante delle stragi fasciste in Italia, che abbiamo promosso appunto con le Insli, che ha coinvolto un centinaio di ricercatori, tra cui anche sottoscritto appunto anche Gigi, e che è online, che potete consultare, da cui appunto si ritorna su una serie di episodi, si aggiungono gli altri e si tenta di fare un primo punto. Della ricerca scientifica.
politica, però in tutta questa storiografia appunto che ormai data ormai 25 anni, chiamiamo per una nuova stagione, cui forse sarebbe interessante fare a questo punto anche una riflessione di carattere storiografico, interpretativo, eccetera, la vicenda dei Gap era prima del libro Daily, che è di 2 anni fa, giusto Sandro? 2 anni fa. Era una vicenda che certo si conosceva nelle sue linee generali, ma che non era mai stata approfondita. E se non su episodi locali, vicende locali, personaggi locali. E il libro appunto di Santo è il primo che è il libro che ha fatto il punto su questa vicenda e chiarisce anche lo dice anche esplicitamente, i motivi per cui la vicenda dei Gap è stata a lungo poco studiata, e infatti dice a un certo punto Peri nella sua introduzione i motivi per cui non è stata studiata fino a pochissimo tempo fa costituisce anch'esso un motivo di interesse storico a sua volta, perché gli storici si occupano del detto e del non detto, del vero e del falso, insomma sono tutti motivi di interesse, e i motivi che lui individua e che ritorno anche nel libro di Borgomanieri in questo gioco di rimandi sono vari, prima di tutto l'uso delle modalità di lotta che indubbiamente rimanda a quella del terrorismo, come anche il titolo che ha provocato qualche polemica del libro di Girgi Borgomanieri, e cosa che con tutte le sue conseguenze altro centrale differenzia la lotta partigiana in montagna, differenzia sostanzialmente la lotta partigiana in montagna da quella in città. Secondo motivo, individuato appunto da Peri per il lungo silenzio sulla storia di Gap, la connotazione politica molto marcata, cioè il fatto che Gap sono stati organizzati e diretti in maniera assolutamente preponderante dal Partito Comunista, e a ciò si aggiunge per quanto riguarda la reperibilità delle fonti con cui tutti i due gli autori si sono trovati a dover fare i conti, a caso che la ricerca di Borgomanieri si è iniziata invece più di quasi 40 anni fa, insomma, sì, 30 anni fa, e si è giunta a compimento appunto la reperibilità delle fonti e la difficoltà di parlare in molti di questi personaggi, insomma, perché dei pochi, anzi non molti, dei pochi rimasti in questi personaggi, essendo la clandestinità una delle naturali caratteristiche dell'azione di Gao. Se questi sono stati i principali motivi che hanno reso difficoltoso appunto fare una storia di Gao a livello generale come quello di Santo Peri, a livello locale, ma quando parliamo di Milano resistenza del luogo dove sono stati fondati, insomma, sono stati creati, eccetera, tra l'altro non molto lontano da qua, gli Alulli, quella casa che evidentemente è la sede adatta, se non un po' la conosci, io pur abitando lì di fronte sono passato soltanto, proprio per la curiosità nata da Torino, sono passato dentro in mezzo soltanto pochi giorni fa. E ho capito perché quella era la sede ideale, perché in realtà è una piccola casa, in realtà, quindi se una la vede, lo capisce subito, come l'altra casa di Bianferre, che è un'altra casa con poche decine di metri, con due uscite, che è la cosa evidentemente fondamentale per chi conduce una determinata attività. I punti centrali di entrambi i libri, ripeto, su due diverse scale, che però poi si vanno intersecare in continuazione, se si legge in parallelo lo si capisce molto bene, sono per l'appunto, io ne ho elencati alcuni, ma insomma li sottopongo alla discussione, e che poi vanno, non l'ho detto come premessa, tutti gli autori lo ricordano giustamente, lo do per scontato, che tutto quello di cui stiamo parlando, cioè la zona di Gap, vanno contestualizzati nel clima della Repubblica di Salò, della guerra, della guerra civile, del 43-45, eccetera. Non si capisce o si corre il rischio di interpretazioni superficiali o dall'altra parte spregiudicate. I punti di discussione, uno ne ho 6 o 7,
sembrano i centrali di entrambi i libri sono, primo, appunto relativo alla nascita, cioè i motivi che portarono alla nascita già dalla fine del settembre 1943, quindi subito all'inizio appunto della resistenza, del GAP, o meglio del comando generale dei distaccamenti delle brigate d'assalto che arrivarono. Secondo punto che rientra entrambi i libri, la loro composizione sociale, giovani, in grande maggioranza a Milano questo, perché poi a Roma invece è una storia diversa, questo è interessante, operai o comunque proletari, quindi invece a Roma c'è una forte componente intellettuale, studenti, pochi con esperienza politica per ovvi motivi, essendo nati e cresciuti in una dittatura e quindi con cose molto orecchiate nel migliore dei casi per chi era sempre cresciuto in Italia. Poi quando cominciò ad arrivare appunto dopo l'8 settembre dall'estero, allora un po' le cose cambiano. E la loro organizzazione, la loro struttura e anche la loro evoluzione, perché c'è stata un'evoluzione seppure in quei pochi 20 mesi di lotta. Per quanto riguarda Milano, per esempio, della formazione dei primi distaccamenti alla guida di Bardini e Urbini, cosiddetti primi GAP, al primo periodo di Pesce, a Campeggi, al secondo periodo di Pesce. Vedete come in 20 mesi si possono individuare per Milano almeno 4-5 fasi, insomma, che sono presenti e analizzate, appunto, costituiscono la trama, almeno dal punto di vista della periodizzazione di quei borromanieri. Terzo punto che rimanda a quello, appunto, la grande categoria pavoniana della scelta, la mentalità e le motivazioni dei gappisti, che possono essere simili, diverse a seconda dei contesti sociali in cui sono cresciuti, e dico di borromanieri, ripeto, ma di quei borromanieri delle pagine molto vivide su quello, grazie anche all'utilizzo delle fonti orali, cioè degli incontri con i protagonisti, all'uso del dialetto milanese che è molto, molto vivace, insomma, lo rende leggibile in maniera piacevole, ripeto, nonostante la materia trattata. Un altro punto, l'ho già citato, la differenza tra lotta partigiana in montagna e in città. Altro tema centrale, l'uso della violenza e il problema del coinvolgimento dei civili, su cui i due autori hanno parole in differenti contesti, molto nette e anche condivisibili, pur tenendo conto di tutte le sfumature del caso. Altro punto che ho citato all'inizio, ma che ritorna e che è un altro dei temi centrali, il problema dei rapporti, anche sul tema della violenza, ma non solo, sul tema dell'organizzazione in generale, del rapporto tra lotta armata e direzione politica. I rapporti sono sempre privi di incomprensioni tra direzione militare, GAP, chiamiamo così, e Partito Comunista, direzione politica. Infine, l'ultima parte, però una parte interessante, perché rimanda poi a tutto il problema di storia generale, le motivazioni che portarono poi sostanzialmente al, come dire, a investire meno forte sui GAP e a fare la scelta invece di spostare l'investimento anche umano, politico e materiale sulla formazione del SAP, che è un altro dei passaggi centrali che rimane evidentemente già all'ottica del dopoguerra, alla fuoriuscita, diciamo così, dall'emergenza della lotta armata, in una prospettiva ancora di lotta armata, ma già evidentemente verso il passaggio al dopoguerra. L'ultima cosa che volevo dire, che è una notazione che secondo me riguarda tutti e due i libri, ma che è anche qui centrale, che riguarda le fonti, è il fatto che questi libri sono basati, soprattutto di quei borromanieri, in buona parte, e non potrebbe essere altrimenti, su testimonianze, ripeto, su testimonianze memorie, dicevo soprattutto di quelli di Romania, perché Romania ha avuto utilizzato anche la storia orale, insomma, su testimonianze memorie. E qui c'è il problema del rapporto tra memoria e storia. E ancora una volta questi due libri ci dimostrano come la memoria sia importante, ma è solo una parte della storia, e spetta e
questo purtroppo negli ultimi tempi con questa superfetazione della giornata a memoria stiamo tendendo a dimenticare, no? Che aspetta poi allo storico interpretare queste memorie e attento, dopo che hanno fatto la legge attento, no, sottoporle con il rispetto dovuto al vaglio critico, analizzarle, contestualizzarle, cosa che non per una difesa corporativa, ma ognuno difende il proprio mestiere, a Milano si dice Ofelia fa il tuo mestiere, invece ci sono molti che si lamentano Ofelia, categoria a cui evidentemente non appartengono i due autori di quei libri tentiamo di raccontare questa sera, e questo è uno dei tanti meriti appunto del loro lavoro.